serata si suddivide in due o tre momenti. Adesso lui farà una catechesi di un quarto d'ora, 20 minuti, poi ci sarà la messa, a termine della messa ci sarà l'adorazione con il Santissimo, l'adorazione con l'esposizione del Santissimo, e terminata quella ci sarà la benedizione con le reliquie di Papa Giovanni Paolo II e San Charles Bell, e per chi lo desidera ci sarà anche la possibilità di essere unti con l'olio di San Charles Bell, di cui Padre Iari è il portatore. Adesso lasciamo la parola a lui, perché è, vuole essere una serata di preghiera, e allora ci possiamo guidare da lui e dal suo carisma. Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e sorelle, vi ringrazio che siete così numerosi, ma certamente il mio ringraziamento primo va a lui, per colui, Gesù. Non riuscirei mai a fare questi viaggi, non riuscirei mai a passare più di 100.000 chilometri all'anno per portare la parola di Gesù nei diversi paesi europei, se Gesù non mi daresti la forza. Certo, uno deciso vengo, ma vi per favore, non per patriare. Se no, non sarei, sarò in profondo purgatorio. Noi siamo venuti qui per Gesù e per lei, è la nostra madre, è lei che proprio ci invita e l'ha invitato noi tutti. Carissimi, vengo da quella nazione polacca, dalla terra di Papa Giovanni Paolo II, con il quale l'ho avuto modo di essere negli ultimi anni, partecipare ai viaggi apostolici. Provengo da quella parrocchia vicino a Cracovia, dove nel 1948 lui era vicepapa, e quel giovane in quell'epoca sacerdote Don Carlo stava camminando a piedi per raggiungere la parrocchia. Era il 28 luglio 1948, 3 anni dopo la guerra, ma non aveva niente di un carro, aveva solo la valigia in mano. È arrivato davanti alla nostra chiesa. Io non ero ancora nel mondo, perché siamo forse la stessa età con il parroco, e oggi grande gioia, guardate quale segno anche oggi, perché io ho chiesto: Don Guido, quanto sei stato ordinato? Ma lui mi disse: 12 giugno 1993, 25 anni fa. Ma io dico anche: io ero ordinato 12 giugno 1993. E oggi guardate com'è bellissimo, sull'altare sarà prete di 50°. Ma ci sono qui altri sacerdoti che sono arrivati, ma io ritorno su Don Voitelua. Quando è arrivato davanti alla nostra chiesa in quel periodo di Latilegno, dentro c'è il quadro della Madonna Assunta a mia provincia, la prima cosa che ho fatto non è andato a salutare Paolo, è andato in chiesa. Ma la prima cosa, quando lui è andato in chiesa, arrivato davanti immagine e si è sdraiato per terra, così, perché questo gesto lo faccio per tutta la vita. Ma la prima cosa, assolutamente prima, che lui ha fatto e poi ripetuto tante volte, era il momento che, quando stava camminando a piedi verso la chiesa, visto un capitello
e si inginocchiò e baciò la terra. E quel bacio, Don Carlo, iniziato a Niendovic, che poi portato tutto il mondo come successore di Pietro. E io sono convinto che questa sera sia con noi in modo particolare lui che dall'inizio del sacerdozio disse le parole totus tuus, io sono tuo, tuo per sempre, dall'inizio del suo cammino con il rosario in mano. Ma oggi è arrivato il momento, e forse più come in quel tempo del suo pontificato, che noi siamo chiamati di rinnovare il nostro totus tuus a Maria, di dire quel totus tuus giorno per giorno, io sono tuo, ma sono tuo per sempre. E proprio Don Carlo Wojtyła diventa il Papa, ma con il rosario in mano, negli ultimi tempi del suo pontificato, quando eravamo vicino, si doveva sempre guardare le mani del Papa, perché quando l'ha salutato le persone aveva sempre il rosario in mano. Allora si doveva qualche volta pensare, perché era un ufficiale incontro, ma lui prima aveva il rosario in mano. Questo voi sapete bene, voi che seguite Maria, anzi che voi siete invitati da lei, da lei che andate tante volte cercare le sue ore e le tracce di lei. Ma Maria viene per dire a noi solo una oggi parola e un invito: dovete diventare discepoli dell'amore. Discepoli dell'amore. Ma per amare, per avere amore vero, ci vuole umiltà. Le coppie nel matrimonio cadono quando parlano di amo, ma non esiste l'amore, perché le manca umiltà, è tutto finito. Per umiltà è fondamento per il perdono. Se tra due persone non c'è umiltà, non si perdoneranno mai. Umili nel cuore. Carissimi, oggi saremo insieme per questa celebrazione per dire a Maria ancora una volta: voglio fare questo cammino con te. Ma avremo due esempi: Giovanni Paolo II, che era innamorato di lei, che quando vedeva la statua, in ogni statua della Madonna, lui la vedeva viva. C'è una foto di un fotoreporter polacco, Gregorio Gamowska, quella foto bianco-nera, che mi piace assolutamente di più di tutte che ho visto di Giovanni Paolo. Quando un giorno era ancora giovane, pontefice giovane, prima ancora dell'attentato del 1981, era a Castel Gandolfo, stava uscendo su un corridoio lungo per una piazza per incontrare a Castel Gandolfo le persone. A un certo momento Don Papa Giovanni Paolo II vede nell'angolo, in questo corridoio lungo, un tavolino piccolo, non so chi ha messo, e su quel tavolino era una piccola statuetta della Madonna, così piccola. Ma lui si gira dietro e si inginocchia davanti a quel tavolino con le mani giunte, davanti a quella piccolina Madonnina. Cosa voglio dire? Andiamo da lei. Quando eravamo nell'ultimo viaggio,
Mi ricordo sempre questo momento durante il volo verso Lourdes. Lunedì prossimo avremo di nuovo questa celebrazione. Mi ricordo bene nell'aereo papale quando a un certo momento Santo Padre ha presentato noi ultimo dono a Maria. E questo ultimo dono era uno di tante rose d'oro che ha regalato nei diversi santuari. Ma l'ha portato quella rosa, ma quanto era felice! Quanto era felice, come se fosse un ragazzo giovane, innamorato, fresco di una ragazza, e dice: io lo porto a lei. Quanto siamo arrivati a Lourdes, tanti di voi l'avete visto questa immagine. Mi ricordo bene, dopo questo viaggio ho partecipato il programma Rai 2 a Piazza Grande, conoscete, quanto mi fece la domanda, diciamo, quello che conduceva il programma: e perché il Papa ha fatto tutto questo? Ma ha detto: questo viaggio ultimo era un testamento. E io l'ho visto quando eravamo nella grotta di Massamia, dove Santa Bernadette ha avuto la visione di Maria, incontro con lei. A un certo momento il segretario del Papa disse a lui: santità, non si deve inginocchiare perché non ha le forze di alzarsi, era già molto malato, faticato, ma il Papa, io ero il fianco, disse sì sì, appena arrivato la prima cosa fatta un ginocchio davanti Maria. Ma qualcuno ha dubbio inginocchiarsi davanti Santissimo? Ma qualcuno mette in discussione perché io devo inginocchiarmi davanti Gesù in Eucaristia? A quanti dicono: non è bisogno, basta che tu hai Lui nel cuore. Il gesto è una preghiera. Quando il piccolo bambino basta che non dice niente e l'abbraccia mamma, è un gesto dell'abbraccio. Quando un innamorato si inginocchia davanti alla ragazza, dice: voglio prenderti per me, che voglio che tu diventerai mia moglie. Non è importante quel gesto di ginocchio. Quante cose dobbiamo capire da questo messaggio di Papa Giovanni Paolo II. E veramente io vi posso dirvi quanto ho visto da vicino, e soprattutto quando uno mi chiese cosa mi rimane di più del viaggio, di essere con Papa Giovanni Paolo, e sull'amore di Maria, ma quanto anche di questa frase che io ripeto, era 28 settembre 1999. Come io che provengo dalla sua parrocchia, mi sono venuto in mente fare al Papa un regalo per suo onomastico, 4 novembre San Carlo Borromeo. Allora, avevo la foto bianconera da mia nonna quando lui era giovane, aveva 28 anni, e da quella foto io ho organizzato una opera di arte, possiamo dire. Ho chiamato a Verona una fonderia, l'ho organizzato i fondi e l'abbiamo costruito una statua di bronzo, 3 metri, giovane Don Carlo Wojtyła, come omaggio del suo sacerdozio. Ho creato subito anche tutta l'organizzazione, con grande camion, l'ho portato la statua da Verona fino a Piazza San Pietro
e l'ho chiamato Santo Padre Giovanni Paolo II. Dicevo Santo Padre, voglio che tu potessi rivedere se stesso, giovane sacerdote. Era difficile arrivare dal Papa, ma sono riuscito. E dietro la Basilica di San Pietro, quella statua rimasta lì, è arrivato Santo Padre dopo udienza, camminando col bastoncino, e io sono arrivato vicino e dico: Santo Padre, ecco, volevo ricordarti la tua giovinezza, vedi, sei tu, Santo Padre, quanto avevi 28 anni. Ma lui mi guardò e disse: cosa dici? Allora io ho cominciato a sentire che il mio cuore batte di più, e il Papa mi prende, mi abbraccia e la mia testa mi mette sul suo cuore. Qui sento il battimento del suo cuore, e poi nell'altro orecchio lui comincia a dirmi queste parole: se hai sbagliato, non è un ricordo, io sono sempre giovane, e anche quando morirò non ci sono più, la devi dire a tutti chi incontrerà. Chi ama Gesù e Maria è sempre giovane. Chi ama Gesù e Maria è sempre giovane. Anche se tu stai guardando nello specchio, vedi che passa la vita, ma dentro c'è quella giovinezza, freschezza di me. Questo è quanto bello di ripetere questa sera. E io penso che il gesto suo che ci ha donato era molto importante, come quella volta quando eravamo in una parrocchia a Roma, lui visitando le parrocchie, a un certo momento un giovane bambino piccolo, e questo vi voglio dire per questa sera, un piccolo bambino voleva fare benvenuto al Papa in parrocchia. Allora ha cominciato a parlare nel nome di tutti, ma parlava con la voce bassa. Il Santo Padre, reagito, dice: alza la voce perché non ti sento. Ma quel bambino gli risponde con la voce forte: inchinati, sentirai meglio. Allora il Papa si è inchinato davanti a questo bambino. E io penso che questa è una cosa molto importante per dire che lui si vuole inchinare oggi qui. Siete invitati per questo, potete dire, potete chiedere. Noi insieme con Don Guido porteremo qui le sue reliquie. Porteremo le reliquie di San Charles de Macouf, santo libanese. Santo libanese che tanto anche era innamorato di Maria, perché disse: lei è mia madre, ma io voglio già morire con lei, perché voglio stare con lei. Da piccolo, quando ho ricevuto un santino di Maria, e lui prima cosa ha fatto, la gioia, è accorso in una grotta a Becafra, dove è nato, cioè, XIX secolo, 1828, e lì in una grotta lascia quel santino e dice: Maria, questa grotta è tua, è tua, ma io voglio che voi dovete giorno per giorno dire: questa casa è tua, la mia casa, Maria, è tua. Ogni giorno quando noi ci risvegliamo diciamo: tutto quello è tuo, niente per me. Allora questo ragazzino Giuseppe Macouf diventa poi grande santo, perché lui promesso di essere santo,
La sua madre lo segue fino in monastero quando scappato da casa e disse: Giuseppe, torni a casa, dove vai? Ma non ritorno, voglio diventare monaco, voglio diventare eremita. E questo, e noi crediamo che lui lo fece anche questa sera, tanto miracolo. E già, allora voglio dirvi che veramente quando questi miracoli, ricordo quello di Cracovia, io tengo tanti gruppi di San Pedro, si chiamano Casa di Preghiera di San Gianberto. Allora, a Cracovia, a Częstochowa, avevo un ritiro spirituale durante Avvento, prima di Natale. E vengono persone da tutta Polonia, a Częstochowa, 3 giorni insieme, ma alla fine c'è una testimonianza bellissima. Una ragazza di 22 anni, che l'anno scorso, 12 mesi fa, andata nelle montagne delle Tatra e scivolato 400 metri giù, con la testa toccava le pietre, toccava con le buche della testa, cade 400 metri giù. Quanti metri ha la chiesa? 30? 400 metri, voi si immaginate? Cadere per terra. Ma lei non muore, ma tutta viene rovinata da ossa. E il conte lo ha portato a Cracovia nell'ospedale, la mamma, che frequenta una delle mie case di Champagne. Aveva l'olio. E la mamma dice: Champagne, vieni con me, andiamo in ospedale. Quando è arrivata, dopo i medici l'hanno detto, il cuore si è fermato per sua figlia. E mamma disse: non è possibile, Charpent, non è possibile. È andata, fatemi vedere mia figlia. E lei tira fuori questo nome e prego Charpent, vieni, io credo che mi aiuti adesso. Tocca figlia con coloro e lei, il cuore comincia a fare. I medici tutti guardano, ma dopo 12 mesi guarisce così veloce, tutto il corpo si rallegano le ossa, che la ragazza venuta per mio ritiro piangeva ritornata all'università e diceva grazie Gesù. E quanti miracoli, quante cose possiamo dire, ma tutto lo fa Gesù Cristo. E per quello la nostra vicinanza con Lui quanto è importante, quanto è importante di capire quello che ci insegna Giovanni Paolo, San Charbel, tutti i santi, Maria che ci invita a amare Gesù, insegnaci a amare Gesù. E poi quello che è importante, dobbiamo capire che dentro nel nostro cuore deve essere sempre Cristo. Se non c'è Gesù dentro, il cuore non resta vuoto per un momento, ma quel vuoto è un nido. Il vuoto del cuore è un nido dove viene sempre il demonio. Viene così molto furbo che prima cosa che fece, stacca dalla mora e ci comincia a crescere dentro con quella forza della differenza. Per quello tanti dicono: sono preoccupato perché mio figlio sono tanti, non vogliamo più sentire, perché si è iniziato qualcosa di triste. Ma noi dobbiamo chiedere la mia piedi per salvare mio figlio e mia figlia. Vieni per salvare. E San Charles Magruf disse una frase, era eremita, allora diceva poco, ma quella frase che
quella che è l'asta che resta quella. La vita senza l'amore è la vita senza Dio. La vita senza amore è senza Dio. Non esiste più grande esorcismo come l'amore. Possono essere 100 esorcisti, ma l'amore è l'amore. Con quell'amore, e concludo, con quell'amore Giovanni Paolo II, mi ricordo quando durante il pontificato eravamo, perché io cercavo di partecipare all'udienza, e un giorno hanno portato questa ragazzina da Milano, presso di Milano mi pare, posseduta, aveva, non so, 9 o 10 anni, ma la possessione è così grande perché i genitori l'hanno portato da diversi esorcisti, non riuscivano a portarla. Allora hanno deciso di venire in udienza papale per dire: può darsi che Papa passa vicino e vede cosa succede con questa figlia. Invece, appena il Papa arrivato sul sacrato, era un mercoledì, era primo silenzio, perché c'è un silenzio a un certo momento, ma quella ragazzina ha iniziato un urlo contro i santi, soprattutto contro la Madonna. Allora i svizzeri, tra cui era anche Christoph Graf, era in quel periodo semplice svizzero lì per servire, ma oggi Christoph è comandante della Guardia Svizzera, è mio grande amico. Allora l'hanno portato 5 uomini, perché è una forza incredibile questa bambina, e l'hanno portato in un posto vicino Piazza San Pietro per tenere chiusa, ma l'hanno avvisato Santo Padre, e Santo Padre ha detto di portare la ragazzina dietro Basilica San Pietro dopo l'udienza. Si vedeva con quale amore Giovanni Paolo II è arrivato. Scende il Papa Mobile, ma la ragazza era tenuta da diversi di questi militari svizzeri. Ma questa è la scena che spesso parliamo di questo con l'attuale comandante dei svizzeri, perché eravamo testimoni. Quando a un certo momento le mani dei muscoli si cominciavano a ingrandire di questa ragazza e si spezzavano i vesti. Quando il Papa camminava così tranquillo, ma la ragazzina, il demonio, gridò, e quella frase che resta, mi suona sempre: il mondo è mio, devi morire. Ma il Papa non reagisce, cammina e poi alza le mani, lasciando il suo bastoncino. Ma io non ho visto mai più Giovanni Paolo II così alzato. Quando ha pregato, il demonio lasciò questa bambina subito, ma poi è arrivato vicino, l'abbracciò e disse una frase: Gesù, abbi pietà di noi. Gesù, abbi pietà di noi. Così si conclude questa preghiera. E con questa preghiera, Gesù, abbi pietà di noi, iniziamo la nostra Santa Messa. Perché veramente di quello che si sta facendo nelle famiglie, di quello che si sta facendo in tante chiese, anche nella società, in quello che si sta facendo, guardate nella vita, cominciano a discutere su diritti della vita dell'uomo, creano i leggi contro l'aborto, festeggiano, iniziando dall'America, fino a 8 mesi di quella sangue innocente. Oggi, per poco tempo fa, mi ha mandato
Sì, mio amico, perché da anni Carlo Giovanardi, senatore da Modena, mi ha mandato adesso un messaggio. Oggi abbiamo contato che sono più in Italia centri molto di più dell'aborto come quelli dove si nascono i figli, quelli anche nascosti, capito? Sangue innocente. E poi anche dubitare il senso della famiglia, tutto gender, tutto questo che sta arrivando, ma quello tutto è demonio. Gesù abbi pietà di noi, salviamoci il mondo, la famiglia, con Rosario e Marco, con quella preghiera.